fanno per avere un posto di lavoro. I nostri diritti. Almeno avere una soddisfazione di sapere per quale motivo ci hanno lasciato a casa. Anzi, ci hanno addirittura accusato che siamo, rechiamo danno all'azienda, ma senza una spiegazione. Questo vogliamo sapere. Adesso, ancora di più, sapere qual è il danno che noi abbiamo recato all'azienda. Perché non si danno minacce alle persone e poi si tirano indietro. Ora andiamo in fondo. Ragazze, chiediamo di far valere i nostri diritti fino alla fine, speriamo che questa cosa si possa risolvere il più presto possibile. La situazione è abbastanza assurda per questo grave. Sostanzialmente le sei lavoratrici che noi conosciamo molto bene, siamo anche lavoratrici appunto della classe iniziale. Naturalmente in primis penso sia dovere di tutti appoggiare questo sciopero, anche perché queste lavoratrici stamattina hanno deciso per dignità di scioperare e quindi di non dare la loro prestazione lavorativa, sapendo che il 15 ottobre venivano licenziate. Quindi c'è un discorso, penso, umano da un lato, che faccia sì che comunque sia noi appoggiamo le lavoratrici. Dall'altro lato c'è anche un discorso di un'università che ce ne sempre meno servizi e che taglia sempre di più. Allora noi siamo qua per ribadire che siamo vicine appunto alle lavoratrici del bar. E allora invitiamo tutti gli studenti magari a pazientare perché il bar è chiuso. Ma tanto siamo fuori, Franco, in 15 giorni non si è mosso una carta. In 15 giorni non si è mossa una carta a nostro favore. Sono tutte negative, sempre noi fino a noi infatti abbiamo lavorato, abbiamo dato il nostro servizio, abbiamo buttato il sangue come sempre, no, di più.